Eder. Mac. Pallister. L'omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuto 34 anni fa, continua a essere un caso irrisolto che solleva molte domande e dubbi. La sorella di Simonetta. Tra questi nomi figura anche Francesco Caracciolo di Sarno, l'ex presidente dell'AIAG, l'Associazione Italiana Ostelli della Gioventù presso la quale Simonetta lavorava come segretaria. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la legale della famiglia ha richiesto che i sospettati vengano sottoposti a prelievi di DNA per un'analisi approfondita, con l'obiettivo di identificare finalmente il colpevole del delitto. La decisione è ora nelle mani della giudice per le indagini preliminari Giulia Arcieri, che ha il potere di autorizzare nuove indagini scientifiche. Queste indagini prevederebbero una nuova mappatura del DNA di tutte le persone che, all'epoca, erano in contatto con Simonetta. Si tratta di un passo necessario poiché i campioni biologici raccolti originariamente erano stati compromessi, impedendo un'indagine approfondita. Paola Cesaroni, nel tentativo di evitare l'archiviazione definitiva del caso, ha presentato una lista di 16 nomi che potrebbero essere iscritti nuovamente nel registro degli indagati. Tra questi nomi figura anche Francesco Caracciolo di Sarno, l'ex presidente dell'AIAG, l'Associazione Italiana Ostelli della Gioventù presso la quale Simonetta lavorava come segretaria. Nonostante le nuove prove e testimonianze portate avanti dalla famiglia Cesaroni, il GIP ha ricordato che, in passato, le indagini su alcuni dei sospettati, tra cui l'ex presidente dell'AIAG e il figlio del portiere dell'edificio dove Simonetta fu trovata morta, non hanno mai rivelato nulla di significativo. Tuttavia, il legale della famiglia Cesaroni rimane fiducioso che questi nuovi elementi possano finalmente portare a una risoluzione del caso, ponendo fine a una lunga ricerca della verità che dura da decenni. Nel frattempo, il caso continua a suscitare l'interesse dei media e dell'opinione pubblica, con la speranza che la giustizia possa finalmente prevalere e che la verità sull'omicidio di Simonetta Cesaroni venga alla luce. Gentili ascoltatori, buona serata da Sensilio Locchi. Ritorniamo questa sera nuovamente sul giallo di Via Poma. Io sono in parte d'accordo con ciò che ha detto la sorella di Simonetta Cesaroni, ma ho fatto delle prove di radiestesia su un nome ed un cognome e lo strumento mi ha dato appunto esito positivo. Giusi Faustini, secondo i miei strumenti, sarebbe la collega di Simonetta Cesaroni che il 7 agosto del 1990, dopo il delitto che sarebbe avvenuto tra le 15.30 e le ore 16, ha pulito il pavimento degli uffici degli alberghi della gioventù. E sarebbe anche, a mio parere, la stessa persona che ha telefonato a Luigina Berettini fingendosi appunto Simonetta, chiedendo le password del computer per lavorare appunto al computer. È stato l'omicidio di Simonetta Cesaroni, è stato un delitto d'impeto, non è stato un delitto premeditato. L'assassino non è venuto da fuori, non è né un maniaco né un serial killer. Quando Simonetta è arrivata, che ha aperto la porta, il suo assassino era all'interno degli uffici che la stava attendendo. C'è stata sicuramente una discussione sfociata nell'omicidio, però a mio parere la premeditazione è stato un delitto di impeto. Dopo questo delitto sono iniziati i depistaggi e tutto il resto, perché la telefonata delle ore 17.30 fatta a Luigina Berettini, questa telefonata è solamente un depistaggio. Simonetta era morta da almeno un'ora e mezza, due ore.
Di conseguenza le persone purtroppo quando sono decedute non possono telefonare. Ecco, io questo è quello che il sensitivo dice e mi auguro con forza, lo dico anche questa sera, lo ripeto anche questa sera, spero con tutto il cuore che non archiviano il caso, perché veramente sarebbe una grossa sconfitta per le istituzioni tutte, perché Simonetta Cesaroni chiede giustizia, vuole giustizia, l'anima di Simonetta Cesaroni chiede, vuole giustizia. Di nuovo amici, un buon proseguimento di serata a voi tutti dal sensitivo all'occhio di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.